Buonasera a tutti e grazie per essere presenti anche a seguire i temi che tratterò in questa breve presentazione. Si parla di Neanderthal, si parla di Sapiens, il focus sono i coniugani, ma soprattutto i colli iberici. E si parla di una fase importantissima dell'evoluzione umana dove la scienza è protagonista perché contribuisce, come avremo modo di vedere, alla ricostruzione di tanti aspetti che hanno riguardato il passato così lontano. Un passato lontano che è stato riconosciuto fin dal 1930, quando il professor Raffaello Battaglia effettuò alcune ricerche sui coniugani. Il professor Battaglia coprì la cattedra di antropologia all'Università di Padova a partire dal 1940 e diciamo, fu uno dei vari studiosi che contribuì a ricostruire la preistoria più antica dei coniugani. I coniugani, come dicevo, non sono da soli, sono in buona compagnia perché il comprensorio di Stretto Berico è stato intensamente oggetto di ricerche archeologiche preistoriche, di ricerche paleontologiche da parte di un gruppo dell'Università di Ferrara coordinato dal professor Piero Leonardi. Coordinato dal professor Leonardi che di fatto contribuì lanciò a quella che al momento è una grande tradizione di studi e che ha permesso di acquisire informazioni importantissime in queste zone. Queste zone che vedono la presenza di un'umanità importante, dei rappresentanti ominidi fondamentali, no? Importantissimi appunto per la nostra evoluzione, come l'uomo di Neanderthal, l'ultimo dei crani che vediamo in questa sequenza, e ovviamente Homo sapiens, però Homo sapiens arcaico, i primi uomini sapiens che abitarono il nord Italia, che abitarono l'area dei Iberici, abitarono questa regione così ricca di informazioni, ricca di informazioni che però richiedono un importante consesso di scienze, di discipline che provengono da vari ambiti, da ambiti estremamente diversi, dove l'archeologo preistorico, il paleantropologo deve operare per riuscire a coordinare i più apporti che provengono da discipline, scienze nell'ambito delle scienze della Terra. Io devo questa mia presentazione così anche come riconoscimento all'Università di Padova perché mi iscrissi a Scienze della Terra e i primi anni furono importantissimi per la mia formazione. Quindi scienze e discipline che al momento contribuiscono veramente a ottenere informazioni mai immaginate prima. Nel comprensorio dei Iberici abbiamo importanti insediamenti, importanti siti, grotte principalmente, dove vengono effettuati degli scavi, dove vengono estratte informazioni fondamentali, insomma, per ricostruire l'ambiente, la vita del Neanderthal, ma anche per ricostruire quelli che sono gli elementi che hanno portato poi all'interazione con i primi rappresentanti della nostra specie. Neanderthal, si sa, abitò i Iberici probabilmente fin da 200.000 anni fa, come attestato nella grotta di San Bernardino, cui studi, le cui ricerche insomma, sono coordinate sempre dal nostro gruppo, dal nostro Ateneo, e che vedono livelli con tracce, con la presenza dell'uomo di Neanderthal, talora effimera, talora più insistita. Al momento stiamo cercando di concludere gli studi, le analisi sui resti faunistici che ci permettono di ricostruire non soltanto l'ambiente, ma anche le modalità di caccia, la sussistenza portata avanti da Neanderthal, dai suoi gruppi. In una fase temporale importante, ripeto, circa 200.000 anni, i primi insediamenti che vediamo riportati in nero in questa immagine, e circa 40.000 anni, insomma, le soglie dell'estinzione del Neanderthal, le ultime attestazioni. Però molto
proviene anche dalle ultime ricerche che stiamo conducendo a Grotta de Nadale, siamo al centro dei colli dei Monti Iberici, dove un piccolo insediamento sta restituendo informazioni di notevole importanza che vanno a interessare appunto scienze e discipline, tra cui con l'attivazione di collaborazioni presso l'Università di Padova, abbiamo collaborazioni attive e estremamente produttive con il Dipartimento di Geoscienze, le avremo un domani con il Dipartimento di Scienze Biologiche, quindi abbiamo tutta una serie di elementi ritrovati durante gli scavi che ci permettono di ricostruire fedelmente l'ambiente, di costruire fedelmente il modo di vita del Neanderthal, di capire insomma quali sono state le ragioni, forse, o comunque almeno di esplorarle, per riconoscere o interpretare, diciamo, i cambiamenti culturali, i cambiamenti comportamentali. Si diceva dell'ambiente perché dell'ambiente noi possiamo parlare grazie allo studio dei micromammiferi, i quali dimostrano che si trattava, di resti, si tratta di resti riferibili a un ambiente, a un paesaggio forestato, durante la frequentazione di questo piccolo sito avvenuta intorno a 70.000 anni fa, e un paesaggio forestato dove si trovavano dei corsi d'acqua abbastanza stabili, non lontani, insomma, dal sito, e si presume che la pianura tra Berice e Uiane, insomma, fosse solcata da importanti, appunto, importanti corsi d'acqua e contenesse ambienti umidi che ritroviamo sempre nei Berici, ad esempio nel lago di Fimon, ricchi, molto importanti, in quanto archivi, degli ambienti del Pleistocene, archivi delle condizioni ecologiche, ricostruite grazie all'analisi del polline fossile. L'ambiente umido, del lago di Fimon non era probabilmente l'unico nei dintorni dei Berici, tanto che le nostre indicazioni così indirette si basano anche sugli animali che venivano cacciati nei vari siti da parte del Neanderthal. Il castoro costituisce un'eccezionalità in quanto l'attestazione della caccia e dell'estrazione, del recupero della pelliccia da parte dei Neanderthal è un'attestazione rara nel quadro generale europeo e che porta appunto il comprensorio berico-uganeo ad assumere un ruolo importante, un significato importante per, ripeto, la ricostruzione del modo di vita di questi nostri cugini, questi nostri neandertaliani che circolavano in un territorio ricco di selce. I colli Ugani erano una sorta di miniera a cielo aperto per la selce che veniva scheggiata per produrre manufatti, e tra e dai colli Ugani, insomma, i gruppi neandertaliani si muovevano per abitare un territorio conoscendo bene le risorse disponibili, sia minerali che alimentari. E di alimentazione si parla anche attraverso lo studio dei resti umani. Ritorniamo a Grotta de Nadale, dove il ritrovamento di un, importan di un importante ritrovamento di molare deciduo ha permesso di applicare in maniera, a volte potremmo anche dire pionieristica, assolutamente innovativa, alcune analisi, alcuni studi. Il molare deciduo è stato oggetto di analisi per il prelevamento del tartaro, per la ricostruzione del microbiota. Cosa che ha avuto successo e che rappresenta uno dei più antichi microbioti bucali che si conoscano in preistoria. Dopodiché il dente stesso è stato oggetto di ricerche anche per la ricostruzione dei tempi di allattamento, dei tempi di svezzamento di questo piccolo neandertaliano, no? Trovando soddisfazione in un lavoro che ha visto
due siti, fornire reperti di notevole importanza, no? Alla paleantropologia, quindi Grotta de Nadal, già citato, e il Riparo del Broglio. Il Riparo del Broglio, che è oggetto di scavo, oggetto di ricerche, e che ha restituito un altro dente umano. Quindi l'analisi di questi due denti ha attestato che lo svezzamento dei piccoli Neanderthal avveniva intorno ai 5-6 mesi di età, in maniera del tutto compatibile con quanto osservato tra i primi sapiens e con quanto riscontrato tra i popoli cacciatori-raccoglitori. Quindi non vi erano differenze nei tempi di svezzamento tra Neanderthal e sapiens, quindi non si può ritenere che l'estinzione Neanderthal sia stata sia stata dovuta a un fattore di quel tipo. Certamente l'estinzione del Neanderthal, la scomparsa del Neanderthal, è raccontata anche nei colli iberici, è legata a una più fasi di espansione, di migrazione di Homo sapiens nell'Europa centro-meridionale, nell'Europa orientale. L'Italia, la penisola italiana, è stata protagonista di una di queste migrazioni e lo sarà anche nei tempi successivi, durante il Paleolitico superiore, insomma, fino all'Olocene, e poi ovviamente nei tempi più recenti. Si diceva che i siti dei Iberici sono così fondamentali anche per questa fase, no? Per questa fase importantissima dell'evoluzione umana, poiché vi è un sito in particolare, il Riparo del Broglio, che ha restituito delle chiare attestazioni dei primi sapiens, datate intorno a 43.000 anni fa, in una fase che vede ancora il Neanderthal presente in Europa. Non sappiamo se le due specie, diciamo, si siano, queste due forme di ominini si siano incontrate proprio qui nel comprensorio iberico-euganeo, però abbiamo chiara attestazione dell'arrivo di un nuovo gruppo portatore di innovazioni culturali, ma soprattutto portatore di una serie di comportamenti, di un insieme di comportamenti legati alla comunicazione simbolica. L'utilizzo di conchiglie, tipico di questa fase, è attestato anche appunto al Riparo del Broglione e testimonia quelli che potremmo ritenere i primi ornamenti, i più antichi ornamenti nell'area iberico-euganea. Più antichi ornamenti che al momento si limitano a 5-6 di questi frammenti, dai quali un domani forse sarà possibile ottenere ulteriori informazioni. Insomma, la scienza avanza, l'archeologia deve restare il passo con i tempi della scienza, ma non deve rischiare di perdere informazioni attraverso l'analisi talora distruttiva di certi reperti. Analisi distruttiva che a volte però può portare a delle scoperte notevoli. L'estrazione del DNA umano da resti umani e anche nord italiani ha consentito, sta consentendo di tracciare il quadro del quadro biologico e quadro comportamentale e anche culturale delle popolazioni del Paleolitico superiore. In Europa, in Eurasia e, ripeto, anche nel nostro territorio, nel bacino adriatico e lungo la penisola italiana. Tanto che al momento si ritiene che i meticciamenti avvenuti con il Neanderthal in varie zone dell'Europa siano forse alla base uno degli elementi che caratterizza la nostra biodiversità, per quanto si tratta di un piccolo elemento, un piccolo apporto che oramai si è perso, sta per perdersi progressivamente la quantità di DNA neandertaliano nel nostro genoma e nel genoma di noi eurasiatici, è decisamente limitata ed è diminuita nel corso del tempo. Resta il fatto che l'arrivo di Homo sapiens ha portato a un impatto importante sul territorio con dati che attestano, insomma, la progressiva riduzione delle megafaune del Pleistocene. Sicuramente i cambiamenti climatici e i miglioramenti climatici dopo l'ultimo ciclo glaciale
e l'impatto antropico hanno combinati, sono stati alla causa della scomparsa di molti resti, tra cui l'orso delle caverne. L'orso delle caverne è ben attestato nelle grotte di Traina, nella grotta di Trene, al riparo del Broione, insomma nei vari siti scavati in corso di scavo di Berici, è stato l'ultimo, uno degli ultimi grandi ursidi del Pleistocene ad abitare questi territori. In effetti nuove date hanno marcato, hanno posizionato a 23.500 anni fa la presenza degli ultimi orsi delle caverne, appunto nel distretto berico. E questo è importante perché documenta evidentemente un'area rifugio nel corso dell'ultimo glaciale, area rifugio che però veniva frequentata anche dai cacciatori sapiens Paleolitico superiore, i quali si muovevano in una vasta area del medio nord Adriatico che a quel tempo era completamente trasformata in seguito all'abbassamento, alla regressione marina, all'abbassamento del livello marino fino a meno 120 metri rispetto all'attuale, all'emersione di della vasta pianura adriatica e del Po, e all'abitazione, alla frequentazione di questa pianura da parte di gruppi nomadi che si spostavano da sud a nord lungo i versanti appenninici, prelevando selci di ottima qualità da scheggiare nelle Marche e trasportandole sotto forma di punte come quelle che vedete in immagine, nei siti dei Berici. Quindi abbiamo prove della circolazione di gruppi in quest'area in una condizione di steppa taiga, una condizione ambientale ben diversa e fortemente influenzata dalle condizioni climatiche appunto del tempo. Quindi una situazione in cui la densità demografica era estremamente ridotta, ma densità demografica che aumenta alla fine della glaciazione, quando il riscaldamento climatico porta alla sommersione della grande pianura adriatica, porta rapidamente all'innalzamento del livello marino, ma anche alla liberazione dei territori montani e alla risalita del limite superiore della vegetazione, che vediamo in questo diagramma in basso a sinistra, limite superiore della vegetazione che intorno a 13.500-14.000 anni fa era attestata già a circa 1.600-1.700 metri di quota. Insomma, nell'arco di poche migliaia di anni le Alpi vengono a tingersi di verde, diventano un territorio abitato, e un territorio abitato non soltanto appunto dalle faune, ma anche dai predatori, dai principali predatori che eravamo noi, che frequentano questi territori, tra cui appunto l'altopiano di Asiago, l'altopiano del Cansiglio, l'altopiano dei Fiorentini, Tonezza, poi si spingono verso l'interno nel cuore della catena alpina. Tutto questo in un quadro generale di aumento appunto demografico, di influenze e di eventi migratori provenienti, originati probabilmente dalle regioni più orientali, da est, da sud-est, eventi migratori il cui tracciamento genetico viene messo in opera da un consesso, una collaborazione tra archeologi, tra paleogenetisti e antropologi afferenti a vari atenei, a vari centri di ricerca, tra cui appunto anche l'Ateneo Patavino. Il tutto rientra poi appunto in un quadro generale in cui la nostra umanità si dimostra essere resiliente ai cambiamenti climatici, cioè si è dimostrata essere resiliente ai cambiamenti climatici, si dimostra essere indubbiamente una specie in espansione dove la colonizzazione dei territori estremi è un fatto
sostanzialmente recente, ma legato evidentemente appunto ai grandi stravolgimenti che sono avvenuti alla fine del Pleistocene. Un cordiale saluto, arrivederci.